Vocale che porta a casa una vittoria che probabilmente vuole dire salvezza virtuale ormai acquisita. Dopo il gol dell'Isola, la reazione affaticata ad arrivare, poi un po' gli episodi, un po' i calci piazzati, insomma, hanno portato Vocale sul doppio vantaggio, che però è riuscito nel finale a complicarsi Certo, comunque la vita. come spesso accade, sì. Sì, diciamo che è stata una partita strana, noi ci tenevamo a fare bene perché volevamo mettere insomma un punto virtuale, ancora non è matematico, ma insomma ci siamo quasi alla permanenza per quest'anno. Pronti via, abbiamo un'azione colossale da gol che ovviamente falliamo come spesso ci capita, perché noi li subiamo nei primi minuti, ma raramente li facciamo i gol. Poi un po' di difficoltà nel gioco, loro escono bene e vanno in vantaggio su un errore difensivo. Secondo me poi c'è stata una buona reazione perché anche favoriti dal vento abbiamo preso campo e abbiamo avuto su calcio piazzato le occasioni giuste per fare tre gol. Dopodiché di nuovo succede le solite amnesie perché restiamo 11 contro 10, la partita la dovremmo amministrare e invece ce la facciamo a prendere un gol a 5 minuti dalla fine e a rimettere in discussione quindi tutto, perché poi loro col vento a favore anche in 10 buttavano pallone dentro l'aria e diventava comunque difficile gestire questi palloni, perché comunque loro sono una squadra che devono salvarsi, è ovvio che hanno messo tutto quello che avevano per cercare di fargli almeno un punto. Non ci sono riusciti, buon per noi, secondo me alla fine comunque è giusto sia la vittoria di oggi che comunque anche la permanenza per noi, perché potevamo anche fare un campionato più importante di questo. Oggi sono arrivati tre gol segnati da due difensori, è un modo per ovviare a quella che è la carenza in attacco, visto che di fatto soltanto Barbui e Puccinelli sono gli unici attaccanti a disposizione. Sì, io oggi l'avevo detto prima della partita che noi avremmo probabilmente fatto gol su calcio da fermo. Io pensavo al solito Peppe Foti su punizione, ma comunque di fatto se andiamo a vedere li ha propiziati in ogni caso lui, indirettamente o sui calci d'angolo o sulla punizione ribattuta dal loro portiere, sono stati bravi i due difensori a crederci e anche loro forse quest'anno per la prima volta. Mogi sicuramente al primo gol, non so, forse Pasquale ne ha fatto già qualche altro. Comunque, in questa situazione dobbiamo affidarci a tutti e per noi, se c'è Foti in campo, i calci piazzati sono effettivamente un'arma importante. A questo punto c'è ancora la possibilità di poter ma non giocare i playoff, ovviamente il distacco dalla seconda è enorme, però cercare di arrivare ad un piazzamento il più importante, onorevole possibile, anche chiudere al quinto posto non sarebbe male. Sì, diciamo che noi comunque ci siamo posti come obiettivo quello di giocarcele tutte, anche perché non sarebbe giusto fare altrimenti nei confronti di tutte le squadre che affrontiamo. Oggi noi abbiamo lottato e magari avevamo molte meno motivazioni dell'Isola, abbiamo fatto i 3 punti e la stessa cosa faremo domenica prossima a Siderno nelle partite a seguire. Ovviamente è importante, è meglio essere quinti, ora do una cosa alla Catalano di arboriana memoria, è meglio essere quinti che essere sesti, è meglio essere quarti che essere quinti, però alla fine io penso che comunque per un discorso importante quest'anno abbiamo perso troppi punti, non tutti per demerito nostro, nel periodo cruciale della stagione, quindi ormai per quest'anno penso che potremmo arrivare sesti o quinti, ma non più di questo. Mister, arrivano 3 punti che probabilmente vogliono dire salvezza virtuale, ormai soltanto da certificare con la matematica. Certo però questa squadra è brava a complicarsi la vita anche quando sembra tutto più facile. Ho detto poco fa dei tuoi colleghi che noi potremmo fare una collana di film alla Hitchcock, cioè noi senza brivido, senza. Hai visto sul 3-1 abbiamo avuto 5 volte la palla per chiuderla, 3 volte Matias, una volta Tripodi in tapin da 2 metri e una volta mi pare Mercurio o Puccinelli, adesso non ricordo, per poi regalare una palla a centrocampo e prendere il gol sul 3-2. Noi nel secondo tempo avevamo cambiato completamente atteggiamento tattico perché dal 4-3 eravamo andati al 4-4-2 perché avevo abbassato dietro secondi per avere più copertura a centrocampo, considerando che il vento ti procurava di stare dietro 30 metri, per cui noi avevamo bisogno di gente che avesse dinamicità a centrocampo e fisicità e allo stesso tempo facesse le due fasi, sia la fase difensiva nella fase di non possesso, sia la fase di possesso. In questo è stato molto bravo Leo, ma lo fa da grande campione, perché per me Leo è uno dei migliori calciatori che c'è in Calabria attualmente. Quest'anno è stato devastante sotto tutti i punti di vista, un esempio per tutti, per i grandi e per i giovani. E quindi sul 3-1 abbiamo avuto 4 volte la palla, poi un tiro da lontano, una presa
il vento che l'ha deviata, andiamo sul 3-2 e poi ci compliamo la vita con pallone che possiamo giocare in 2 contro 1 e sbaglia il passaggio il 2 contro 1 Mattias, alla fine in contropiede sbaglia ancora Mercurio che è un grande giocatore, ma quando la finirà di fare questi tipi di stupidaggini diventerà ancora più grande, perché al limite dell'area a 30 secondi alla fine perde la palla, loro tirano in porta e sferrano un crocio di pali. Ecco, secondo me hai centrato il discorso, l'esempio lampante di questa squadra è qua. E quando si tratta di attaccare siamo bravi, siamo forti, giochiamo anche bene, secondo me dopo la Rossanese siamo la squadra che gioca il miglior calcio in questa categoria, questo lo dico con la massima umiltà. Quando si tratta poi di saper gestire la gara e di saper gestire la partita non riusciamo a gestirla e andiamo in ambascio come siamo andati alla fine, che da una partita che poteva finire 4-5-1, 6-1 per poco il tiro della domenica non c'entrava l'incrocio di palle e ci pareggiano la partita. Questo siamo noi purtroppo. Dopo il gol del vantaggio dell'Isola, il Bocale per qualche minuto ha fatto un po' di fatica, sembrava aver accusato il colpo, poi ha preso campo anche con l'aiuto del vento e sfruttando i calci piazzati e un Peppe Foti che comunque ha il piedino caldo in questo 2019 tra gol e assist, insomma sono arrivati questi 3 gol tra l'altro dai difensori centrali per sopperire a quella con un po' la carenza in attacco, visto che soltanto Barbu e Puccinelli sono gli attaccanti di ruolo a disposizione. Prima della partita avevo detto proprio di solito le squadre nei gol che vanno a fare si aiutano anche con i gol dei difensori dei centrocampisti. Con i centrocampisti ci siamo, in attacco un po' meno. Ci mancavano i gol dalla difesa, mi hanno sentito, sia Moggi sia Brancati. Però voglio dire che prima dell'1-0 loro abbiamo avuto le solite 2 palle gol solo col portiere di Mattias e le abbiamo sbagliate clamorosamente. In una palla è stato bravo il portiere, quindi prima che loro andassero sull'1-0 ritengo con un'ossa dormita generale dietro, su un calcio d'angolo a difesa piazzata, schierata, e noi potevamo andare sul doppio vantaggio. E poi è chiaro, ci sta un momento di smarrimento perché dal possibile vantaggio nostro siamo passati allo svantaggio, ma poi effettivamente abbiamo legittimato, penso che non abbiamo rubato niente sull'1-1, sul 2-1, siamo andati sul 3-1 e ci è voluto quel grandissimo portiere come Lamberti, che è il numero uno dei portieri in Calabria da 10 anni, un portiere non fosse altro che ha fatto anche la serie professionisti, ex Udinese, Bari, Triestina, Rimini, quindi questo è un grandissimo portiere, la 45esima del primo tempo ha fatto un paratone su Mercurio, aiutato dal vento, e ha cacciato letteralmente dall'angoletto il 4-1 e niente, poi nel secondo tempo la partita te l'ho descritta. Però dai, bravi ragazzi, li volevo ringraziare per tutto il campionato che hanno fatto. Certamente qualcuno può avere l'amaro in bocca, però non deve dimenticare questo qualcuno che all'inizio dell'anno tutti ci davano come una probabile squadra retrocessa. Così non è stato, abbiamo dimostrato con i fatti, con il lavoro, con la compattezza, con l'unione, con l'organizzazione di gioco e con l'organizzazione societaria, abbiamo fatto bene, bene. In un periodo dell'anno a cavallo tra dicembre e gennaio eravamo lì per giocarci i play-off. Probabilmente nel momento in cui abbiamo chiesto qualcosina in più ai ragazzi non siamo stati capaci, perché ci manca proprio quella guida che ci sappia fare gestire determinate fasi della gara. Noi vincevamo a Cotronè, abbiamo perso, vincevamo 2-0 a Soriano, abbiamo perso, domenica a Cuccia abbiamo regalato 2 gol, però voglio dire, al di là di questo è chiaro che ultimamente stiamo prendendo dei gol un pochettino più numerosi di prima, però è anche vero che stiamo facendo più gol, per cui è chiaro che nel momento in cui ti mancano giocatori come Buba Recozza, come Postorino, come oggi Guerrisi e Tuzzato e come Leonardo che si è aggiunto all'ultimo momento per una febbre, tu devi sbilanciare, non sempre puoi avere equilibrio, devi sbilanciare qualcosa in avanti per poter cercare di fare gol. È chiaro che come la coperta corta l'allunga da un lato, si accorcia dall'altro, però come facciamo a dire a questi ragazzi, come facciamo a non dire a questi ragazzi bravi alla grande, sono stati eccezionali, sono stati bravissimi, vanno solo ringraziati ed elogiati per quello che hanno fatto tutto l'anno. Non dimentichiamo che siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, non dimentichiamo che tanti giocatori dell'Andria stanno giocando anche in prima squadra, che hanno vinto il campionato, non dimentichiamo che gli allievi elite sono secondi in classifica. Io penso che se la guardiamo sul piano della programmazione, sul piano dei risultati, sul piano di quello che hanno fatto le 3 squadre, abbiamo fatto tutti bene e quindi va fatto un grande applauso, anche se ancora il campionato non è finito, perché per onestà, per correttezza e perché rispetto verso la maglia e verso lo sport noi andremo ad impegnarci tutte le partite che arrivano. Allora mister, si interrompe quest'oggi una striscia positiva che vi vedeva da 5 partite senza sconfitte e senza gol subiti, eravate in un ottimo stato di forma, eravate anche passati in vantaggio, poi i calci piazzati vi hanno un po' colpito nel momento migliore vostro e
siete ritrovati all'intervallo sotto i due gol, poi inizio secondo tempo anche con l'uomo in meno, però la reazione forse è tardata ad arrivare, anche quel secondo gol che ha riaperto la partita è arrivato un po' in ritardo. Sicuramente è stato un inizio di partita positivo, positivo e propositivo, in quanto riuscivamo a giocare in maniera tranquilla. Pur trovando il gol non abbiamo mantenuto quella calma necessaria che ci servisse a portare appunto un risultato positivo a casa. Gli episodi l'hanno fatta da padrone, soprattutto i calci piazzati, abbiamo preso 3 gol sul calcio piazzato, questo mi fa riflettere un pochettino sulla concentrazione o sulla cattiveria agonistica che dovevamo avere in quel momento e non abbiamo avuto. Non abbiamo avuto questa lucidità, questa voglia di portare a casa a tutti i costi il risultato. Eravamo un pochettino rimaneggiati, però eravamo riusciti a mettere comunque dentro una formazione dignitosa. Poi abbiamo avuto un blackout, penso, nel secondo tempo su un quarto d'ora, 20 minuti. E siamo rimasti in 10, abbiamo avuto qualche episodio dubbio contro, anche sul calcio piazzato, l'arbitro mi ha segnalato la rimessa dal fondo e guardalinea dalla parte opposta invece mi ha segnalato l'angolo. Pazienza, un punto di vista, avranno visto meglio loro. Successivamente c'è stato a mio avviso un rigore sacrosanto, perché la linea fa parte dell'area di rigore. In questo caso il guardalinea non è intervenuto, pur essendo molto più vicino rispetto all'angolo opposto sulla decisione. Questi mi lasciano un pochettino sconcertato, mi danno fastidio, anche perché era una partita, penso, comunque giocata con molta lealtà, sia da una parte che dall'altra. Sapevamo l'importanza della posta in palio, però avremmo preferito essere messi nelle condizioni ideali per affrontare questa gara, senza trovare scuse o meno. Ha vinto il Bocale, ha vinto e basta. Il secondo tempo, alla fine, siamo riusciti anche a costringerli un pochettino sulla difensiva, anche con l'uomo in meno, ma è normale, raggiungi il gol del 3-2, riapri la partita, hai la possibilità, hai avuto 2 occasioni per poter pareggiare la partita, non c'è riuscito, pazienza. Comunque l'Isola vista quest'oggi non è dispiaciuta, però certo la sequenza si è interrotta di risultati positivi, venivate da 4 vittorie e 1 pareggio, probabilmente sarà già mercoledì a Scalea una partita importante per voi, perché lo Scalea dista pochi punti rispetto alla vostra posizione in classifica. Riuscire a ottenere un risultato positivo in trasferta, che tra l'altro manca in un certo senso, l'Isola non ha ancora mai vinto fuori casa, ecco, vincere a Scalea magari potrebbe cambiare questo finale di campionato per voi? Questo finale di campionato, a parte l'importanza nell'immediatezza, appunto mercoledì, però sono rimaste 6 partite, sono per noi 6 finali, altre squadre avranno da affrontare 5 gare e basta, dobbiamo cercare di portare più punti possibili nel carniere, perché abbiamo bisogno, la classifica latita di punti e abbiamo la necessità assoluta di far risultato. Una doppietta che di fatto ha incanalato la partita verso i 3 punti per il Bocale, 2 gol per un difensore, insomma, una doppietta, segnarlo non succede tutti i giorni, e tra l'altro arrivano il giorno dopo del tuo compleanno, quindi ti sei fatto anche un bel regalo. Sì, sì, diciamo che la cosa più importante è stata la vittoria di oggi. Con questi 3 punti diciamo che non è matematica, ma al 90% la salvezza è assicurata. Per quanto riguarda i gol, sono contento, sì, fortunatamente sia io che il mio compagno di reparto Moci abbiamo fatto gol e siamo riusciti a vincere la partita. Tra l'altro hai sfatato un tabù, perché è il tuo terzo anno a Bocale, però ancora in campionato non avevi segnato, avevi segnato in Supercoppa, avevi segnato nei playoff di promozione, avevi segnato quest'anno anche una bellissima rovesciata in Coppa Italia, però in campionato proprio non riuscivi a sbloccarti. No, diciamo che mancava solo questa, e fare 2 gol in una sola partita è una bella soddisfazione, dai, diciamo che mancava solo questa. Comunque in assenza degli attaccanti, perlomeno tu e Stefano avete dimostrato che ci potete pensare anche voi per fare gol. Siamo lì anche per, oltre a non far segnare gol, pensiamo anche ad aiutare la squadra a far segnare gol, dai. Siamo soddisfatti per il risultato e per i gol, dai, sì.